Appuntamento immancabile ogni settimana. Buongiorno a tutti voi, bentrovati anche da parte mia sulle Fonti TV. Dicevo appuntamento immancabile ogni settimana il Fatto di Marcotti. Siamo qui anche oggi per mettere in evidenza gli scenari politici e economici in generale, quindi le notizie principali, ma soprattutto per concentrarci sulle parole del governatore di Banca Italia, Visco, che ha parlato proprio nella giornata di oggi e ha messo proprio sul tavolo gli scenari futuri, ipotizzando al più presto e in modo totale l'uscita dall'emergenza Covid. Insomma, la situazione è sicuramente migliorata, i dati stanno confermando che stiamo uscendo da questa pandemia, che purtroppo è stata protagonista per oltre un anno, però chiaramente bisogna fare adesso un bilancio più effettivo rispetto a quelli che sono gli scenari economici, come leggete nel nostro titolo. E allora, quale occasione migliore per farlo se non con il Fatto di Marcotti e se non con lui, Giancarlo Marcotti, che oggi in carne e ossa è qui in studio. Grazie Buongiorno. Emanuela, sì, appena posso, fa piacere, fa molto piacere anche a me stare nei vostri studi che tra l'altro sono fantastici, veramente. Grazie Giancarlo, è un piacere anche per noi averti qui. E, insomma, diciamo che dai, visto che stiamo parlando di ripartenza, l'abbiamo sempre detto durante i nostri collegamenti, quando riusciremo a vederci vorrà dire che in qualche modo la situazione sta migliorando ed è migliorata, quindi abbiamo già fatto un passo avanti. Speriamo proprio sia così perché le ricadute sono le cose più pericolose, per cui speriamo proprio che sia proprio l'inizio della fine di questa pandemia, insomma. Assolutamente sì. Dai, Ce lo auguriamo tutti. ce lo auguriamo tutti. E proprio a questo proposito, intanto aspettiamo anche le vostre considerazioni se volete farlo con il nostro numero di WhatsApp. Andiamo a riassumere un po' quello che ha detto appunto il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco. Ha detto tante cose importanti, una la vedete anche scritta in sovrimpressione, le considerazioni, anzi questa è in generale la strappa che ci porta a vedere quali sono state le considerazioni di Visco, ma possiamo vedere anche l'altro titolo, grazie alla regia, che ci porta poi a un monito che Visco si è sentito di fare soprattutto alla politica, cioè basta sussidi. Sono partita dalla fine, perché poi adesso ribadiremo un po' i punti del suo discorso. Però Giancarlo ti chiedo subito rispetto a questo, lui ha detto, allora, adesso siamo di fronte alla ripartenza, è una sfida, ha parlato ovviamente del rialzo del PIL che potrebbe superare il 4%, non tanto in questa prima parte ma nella seconda parte del 2021, perché invece in questa prima parte avremo un po' di problematiche, ma bisogna pensare più che mai adesso alla ricostruzione in generale, cioè un sistema strutturale che dia delle risposte immediate all'Italia, non solo provvedimenti one shot che è vero nel periodo di emergenza sono serviti, ma che rischiano di essere, come dire, in evaporazione continua. Partiamo da qui una tua considerazione, poi andiamo a leggere i punti e facciamo un riassunto del discorso di Visco. Beh, su quello sono d'accordo con Visco, non mi capita spessissimo, però qualche volta sì. Quindi che basta sussidi, naturalmente, se possiamo tornare tutti a lavorare esattamente come facevamo prima. Quindi basta sussidi, ma basta anche alle restrizioni, insomma. Quindi sapete che è un mio cavallo di battaglia, o meglio, è una mia fissa. Io non ho mai capito il coprifuoco, pur come ho detto più volte, non essendo un ottambulo, nel senso che non sono da movida, ma sì, per la verità vado a letto molto tardi, ma Però stai in però casa. sono in casa, quindi, non è, quindi il mio essere contrario al coprifuoco non è un fattore, non, cioè non lo dico pro domo mea, nel senso, Certo, non è un conflitto di interessi, diciamo, il fatto che tu non no. lo voglia, ok? Pensavo solamente che anche la parola coprifuoco è una cosa che spaventa, che ricorda la guerra, eccetera. Quindi volevo proprio che fosse eliminato, così come ritengo che debbano essere eliminate tutte le altre restrizioni. Se torniamo a lavorare, se torniamo a vivere, allora certamente basta anche i sussidi perché dobbiamo Certo. correre con le nostre gambe, insomma. Assolutamente sì, peraltro, beh, Visco ha ricordato che la pandemia ha avuto in tutto il mondo un costo altissimo in termini di vite umane, però anche un costo da un punto di vista economico per molti, ha visto la perdita dell'occupazione, anche questo è un altro punto che lui ha affrontato, che poi è collegato direttamente ai sussidi e alla ripartenza strutturale, perché ricordiamoci anche che quando non ci sarà più
il blocco dei licenziamenti, questo porterà inevitabilmente a un ulteriore crollo nella percentuale dell'occupazione. È inevitabile perché molte aziende non ce la faranno, molte aziende dovranno gradualmente cercare di ripartire. Speriamo che molte, anzi la maggior parte, anzi tutte, riescano a rimanere in piedi, poi tutte sappiamo bene che non potranno farlo, però chiaramente, ecco, anche da questo punto di vista Visco ha detto, insomma, acceleriamo in quelli che sono i processi. E quello sarà un momento cruciale, nel momento sappiamo che con ogni probabilità verrà diluito nel tempo questo problema, però prima o poi, insomma, anche verrà tolto questo blocco dei licenziamenti. In quel momento lì vedremo davvero quali sono gli effetti di questa pandemia. Certo. Lì, in quel momento, capiremo che costo sociale, oltre che costo economico, ma che costo sociale ci viene fatto pagare. Poi sappiamo anche che quello è il punto veramente di ripartenza, cioè deve per forza essere il punto più basso, da lì bisogna assolutamente ripartire. Certo, però appunto è per questo che l'urgenza di mettere a punto dei provvedimenti che siano concreti in questo momento si fa ancora più forte, cioè inevitabilmente assisteremo a un altro periodo di depressione, però poi se in questo periodo ultimo, si spera, di crisi forte riusciremo a mettere a punto qualcosa di concreto, riusciremo a ripartire. E Visco a questo proposito ha proprio detto che questa è stata la recessione più grave dopo il secondo conflitto mondiale. Lo abbiamo detto tante volte, ma insomma questo è anche avvalorato da alcuni numeri: diminuzione del prodotto globale che è stata pari al 3,3%, con effetti eterogenei tra aree geografiche, settori produttivi, imprese e famiglie. Ecco, anche qui è significativo, cioè tutti sono stati colpiti. Poi chiaramente, se si fa una classifica, c'è il settore più colpito, quello meno, la zona geografica più colpita, però è stata veramente una crisi che ha colto tutti quanti nello stesso modo. E poi imprese e famiglie, ancora più ampia, quasi del 9%, è stata la caduta del commercio internazionale. E vabbè, si fa presto a dire perché. Interruzione delle filiere produttive, degli interscambi, insomma, chiaramente è stato tutto bloccato. Quindi questo, ecco, poi il turismo non ne parliamo, forte calo dei flussi turistici con tutto l'indotto che conseguentemente arriva. Ecco, fa impressione avere la conferma che sia stata una recessione pari a quella post secondo conflitto mondiale. Purtroppo sì, e purtroppo sì, certo. Sappiamo tutti il Covid, i danni, però quello che non sappiamo ancora è l'origine di tutto ciò. Questa, diciamo, questa fortissima recessione si è andata a a insistere, diciamo, su un periodo di tempo nel quale noi speravamo di esserci lasciati alle spalle anche tutte le scorie della recessione precedente. Oh, certo. Quindi purtroppo per l'Italia è stato ancora peggiore questa recessione, perché noi non avevamo ancora recuperato i valori che avevamo del PIL del 2007-2008. Quindi è stata una recessione che è venuta a colpirci, diciamo, quando eravamo ancora convalescenti. Sì, sì. Non eravamo ancora guariti. Si stavano intravedendo alcuni segnali di ripresa, certo. Chiaramente segnali, non c'era ancora la ripresa, quindi figuriamoci, stavamo ancora, diciamo, risorgendo, certo, dalle ceneri. Certo. Mentre altri stati, come per esempio gli Stati Uniti, ma anche la stessa Germania, sembrava, comunque avevano lasciato alle spalle la crisi del 2007-2008, cioè la loro ripartenza era stata, sì, forte, per la Germania guidata dalle esportazioni. Teniamo conto che anche la Germania adesso ha subito anche lei una forte botta. Questo Covid ha picchiato duro anche nei, certo, paesi forti come la Germania.
però appunto veniva da una situazione migliore della nostra, non era convalescente, io uso questo termine nel senso che così è comprensibile da tutti. Noi purtroppo siamo ancora deboli e dobbiamo per forza ripartire con grande fiducia, naturalmente, perché gli italiani hanno dimostrato anche in altri momenti di saper risorgere nei momenti peggiori, però sapendo che non sarà assolutamente facile. Ecco, questo. No. E appunto, infatti, Visco ha ricordato prima il crollo del PIL, che ci portiamo dietro dall'anno scorso, dal 2020, diminuito di quasi il 12% nel 2020 rispetto ai 6 mesi precedenti, come nel resto del mondo ovviamente, lo stavamo ricordando. E le ondate di contagio che sono arrivate dopo, perché poi l'anno scorso, quando tutto è ripartito più o meno in questo periodo, anzi esattamente in questo periodo, eravamo convinti forse, no, che tutto, almeno il peggio, fosse passato. In realtà ci siamo accorti che non è stato così, ci sono state diverse ondate di contagio. Chiaramente Visco, e l'ha detto anche lui, ha detto fortunatamente poi dalla seconda parte del 2020 la situazione è risultata meno grave della prima, perché non c'è stato più il lockdown totale, quindi le restrizioni, seppur ancora esistenti, sono state leggermente, come dire, edulcorate, non so se possiamo usare questa parola, e però il 2020 insomma è stato un anno horribilis. Ma anche perché non avremmo potuto permettercelo, no, certo. Un lockdown come il primo sarebbe stato devastante. No, a questo punto che devastante. Numeri ci sarebbero stati, certo, figuriamoci. Certo. Quindi è stata anche una scelta quasi obbligata, insomma, non potevamo più chiudere tutto, cioè fermare un paese totalmente, perché chiaramente poi le aziende ne avrebbero risentito, insomma. Assolutamente sì. Però a proposito della ripresa, appunto sto ripercorrendo i punti del discorso di Visco, il rialzo del 2021 per quanto riguarda il prodotto interno lordo potrebbe superare il 4%. Ha precisato che l'attività produttiva si sta rafforzando e che nei prossimi mesi, con il proseguio della campagna vaccinale, ci potrà essere un'accelerazione della ripresa. Però, ripeto, torniamo al punto di partenza, quello che abbiamo messo subito in evidenza. Tutto questo deve andare in parallelo con un intervento strutturale del nostro sistema, perché altrimenti, insomma, mi verrebbe da dire, la ripresa su che cosa si baserà? Su niente, se non sì. Quindi aiuti alle imprese, ma non aiuti, ti do il bonus, no, come siamo abituati, insomma, che poi ripeto, cara Grazia, che ci sono stati bonus nel momento di emergenza, e anzi, molti non sono arrivati, molti sono arrivati in ritardo, questo ha causato ancora più penalità per le imprese, però chiaramente adesso non è più il momento dei bonus. Sì, non è più il momento dei bonus, è il momento, ripeto, di tornare a lavorare in maniera normale, però dobbiamo anche tenere presente che la situazione non è assolutamente facile. Noi avremmo bisogno di una moneta un po' più debole, e abbiamo tuttora, nonostante tutto quello che è accaduto, un euro forte, sopra l'1,20 nei confronti del dollaro. E questo derivante anche dalle politiche che ha annunciato Biden, che non sono ancora in essere, però sapete che così i mercati reagiscono anche agli annunci, non solo ai fatti concreti. Quindi in questo momento la situazione per noi è abbastanza, diciamo, critica da quel punto di vista lì. Mentre quindi dobbiamo sperare che il nostro euro si deprezzi un po' per dare anche un po' di ossigeno alle nostre imprese esportatrici, perché noi ricordiamo sempre che siamo la seconda manifattura d'Europa dopo la Germania, quindi non buttiamoci giù, ma attenzione, dovremmo avere qualche cosa, insomma, che ci aiuta, mentre in questo momento la moneta non ci aiuta. Esatto, e poi abbiamo parlato prima di una crisi che ha colpito in modo eterogeneo tutti, quindi a livello geografico, a livello settoriale. In realtà, insomma, sì, ha colpito tutti, su questo non ci sono dubbi, ma ha colpito soprattutto la pandemia giovani, donne, categorie sempre che rimangono. Qui mi verrebbe da dire, torniamo al discorso degli interventi strutturali del welfare, che insomma evidentemente fa acqua un po' da tutte le parti nel nostro paese, e precari, e anche questo insomma è un problema
che non nasce con la pandemia, il precariato, la precarietà in generale, con la situazione del lavoro in Italia, insomma, è qualcosa che non so neanche da dove parta, cioè, sinceramente, no? E quindi, appunto, queste categorie, figuriamoci, parliamo di giovani. E abbiamo detto tutto, donne ci mancherebbe, non che si voglia farle femministe a tutti i costi, però ancora una volta, come dire, la stangata l'hanno avuta loro e poi i precari, giustamente, che hanno perso subito il lavoro. Certo. Ma Manuela, è proprio qui la questione, cioè naturalmente, purtroppo, come avviene anche in natura, vengono sempre colpite la debolezza, colpita la debolezza, per cui ad essere colpiti sono stati i precari, questa è la verità, sono stati i precari ad essere colpiti. Da chi sono formati i precari principalmente? Sono formati da giovani e da donne e di conseguenza giovani e donne saltano fuori come categorie proprio perché sono le categorie che maggiormente appunto formano i precari. Purtroppo è così, cioè nel momento di difficoltà, c'è chi è più tutelato e chi è meno tutelato, e chi è meno tutelato Certo. soccombe, non è No, 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 chiaramente beh, è non è chiaro. una cosa Però corretta. appunto è quello che dicevamo prima, perché comunque in Italia, e non è colpa della pandemia, la pandemia ha solo peggiorato la situazione, manca proprio un sistema di welfare efficace, efficiente ed equo. Anzi, forse questa parola che ho messo per ultima è quella che andrebbe messa per prima, equo. Guarda Manuela, quando io dico adesso una cosa, spesso vengo attaccato, ma è la verità. Purtroppo noi, anche se sembra assurdo, sembra una bestemmia quello che dico, ma abbiamo lasciato grandi tutele alle pensioni. Quindi, anche se sembra assurdo, ripeto, ciò che spendiamo in pensioni è di più di quanto spende mediamente l'Europa. Dove invece siamo carenti è proprio nel welfare. Quindi noi abbiamo sostituito il welfare con le pensioni ed in effetti No, che no, cosa certo. succede? Che adesso i nonni mantengono i loro nipoti proprio perché hanno questa pensione. Figuriamoci però quando si interromperà il meccanismo, perché poi, insomma, è chiaro che le generazioni vanno avanti e poi. E poi bisognerebbe riprendere a lavorare, riprendere ad essere l'Italia del primo dopoguerra, l'Italia che fa un miracolo economico. In quel Certo. momento servirebbe proprio un miracolo economico. Assolutamente sì. E altra cosa abbastanza agghiacciante, povertà assoluta. Quante volte abbiamo parlato della povertà assoluta? Visco ha detto per la prima volta in oltre 20 anni il numero delle persone che nel mondo versano in povertà estrema e povertà assoluta si intende, ricordiamolo, quando non si hanno i soldi per comprare i beni di prima necessità. Giusto per essere ancora più chiari, comunque il numero delle persone che nel mondo versano in povertà estrema, secondo la Banca Mondiale, è a circa il 10% della popolazione con un incremento di oltre 100 milioni nell'ultimo anno. E anche qui torna quello che ho detto prima, cioè purtroppo le categorie più deboli soccombono, quindi chi era già in difficoltà, cioè chi era in quella zona che viene chiamata di povertà relativa, cioè che ha la capacità di arrivare, diciamo, ai beni primari, però è in difficoltà nell'acquisto di beni che, insomma, anche se non sono primari, non si possono certo dire che siano di lusso, no? Oppure è incapace di avere delle spese impreviste, ecco, Sì. e quelle persone lì sono poi proprio scese nel comparto della povertà assoluta. Purtroppo Esatto. in Italia, come in tanti altri paesi del mondo, peccato perché c'erano stati degli annunci che appunto dicevano che la povertà in Italia sarebbe stata debellata. Con il famoso reddito di cittadinanza, no? Quando è stato, insomma, approvato il reddito di cittadinanza,
Lo so, però insomma, E lì è la purtroppo, politica che, no? no, io non sono contrario al reddito di cittadinanza, chiaramente sono favorevole affinché appunto ci sia un welfare, cioè si vada incontro alle persone che hanno bisogno, però certamente la prima cosa da fare è cercare di limitare le persone che hanno bisogno, non di aiutare le persone che hanno bisogno, ma di limitarle Ah come certo, di numero. ridurre il numero e poi di andare a aiutare quelle che effettivamente hanno. Che poi anche Certamente. prima, cioè insomma, noi dobbiamo necessariamente purtroppo mettere a confronto pensioni e giovani. Non dovrebbe essere così, appunto, un sistema di welfare ben costruito dovrebbe dare aiuti giustamente alle persone che hanno versato contributi tutta la vita e quindi è giusto che abbiano la loro pensione, senza riduzioni, senza ritardi o senza cambiamenti continui, che anche qui fa capire niente sul sistema pensionistico italiano spesso, ma nello stesso tempo anche i giovani dovrebbero essere aiutati, invece noi no, o uno all'altro. E si rischia sempre di sbagliare, perché ripeto, è vero che i giovani sono il futuro, ma anche i pensionati dovranno avere, no, quello per cui hanno lavorato tutta la vita. Tutti, diciamo che è lì si vede la carenza del sistema. Assolutamente, però diciamo che gran parte dei pensionati oggi godono ancora di pensioni non contributive ma retributive Sì. che sappiamo essere superiori appunto ai contributi versati e questo è un peso, insomma. Assolutamente. Allora Giancarlo, peraltro un altro punto che volevo toccare con te e di cui ha parlato Visco, lui ha parlato, vabbè, sicurezza e rapidità di esecuzione, cioè bisogna accelerare, l'abbiamo già detto, anche puntando su digitalizzazione, transizione ecologica, insomma il verde, l'ambiente, tutte questioni che arrivano peraltro anche come indicazione dall'Europa e così almeno mi ricollego ai fondi del Recovery Plan, ha parlato anche del piano di resilienza e di resistenza. Assicuri occupazione e produttività. E ha detto è la riduzione, la priorità assoluta, la riduzione dei divari territoriali. Allora, quanto ne abbiamo parlato tante volte io e te, però visto che diciamo che questo forse è il primo bilancio effettivo, ancora non concreto perché stiamo ragionando su quello che potrà succedere, ma è il primo bilancio effettivo in un momento in cui senti, respiriamo di più questa uscita dalla crisi pandemica, non economica. Dicevo, come si va a incastrare il tema dei fondi dell'Europa in tutto questo piano di ricostruzione? Si Allora, può dire un po' di più, è ancora presto per... no, si può già dire, io ho questa assoluta convinzione che continuo a mantenere. Secondo me l'Italia, così come hanno annunciato sia la Spagna che il Portogallo, ma comunque guardiamo a noi, l'Italia dovrebbe far ricorso a quei fondi a contribuzione che normalmente vengono chiamati a fondo perduto, anche se non lo sono a fondo perduto, ma comunque insomma io li chiamo a contribuzione. Ok, certo. Ecco, quei fondi vanno benissimo, anche perché guadagniamo qualche cosa per la prima volta, insomma l'Europa ci dà un po' di più di quanto versiamo noi, dalle cifre che circolano, poi di ufficiale ufficiale non c'è ancora nulla, ma comunque dalle cifre che girano, noi contribuiremmo per 50 miliardi e ci arriverebbero un'ottantina di miliardi, 82 forse. Allora, quelli lì vanno benissimo. Io invece sono contrario ai prestiti, perché i prestiti sono fatti con una legislazione, quella lussemburghese, perché poi questo piano non è, noi diciamo un piano dell'Europa, ma è una cosa perché naturalmente sono gli stati che contribuiscono, gli stati europei, però non, cioè viene emesso come se fosse un qualche cosa di privatistico, diciamo così, no? Cioè c'è una società che ha sede in Lussemburgo e che quindi la legislazione che dobbiamo seguire è quella lussemburghese, ci indebitiamo in una moneta, l'euro, che non sappiamo se avrà un futuro oppure no, quindi io preferirei sempre indebitarmi come Stato piuttosto che in questa come indebitamento. Invece la parte a contribuzione, cioè che lì non è un debito perché si chiude la vicenda, cioè noi contribuiamo e poi riceviamo dall'Europa. Ecco, altra cosa che dobbiamo sottolineare è che l'Europa ci dà anche delle indicazioni su come spendere quei soldi, un Certo. altro aspetto da tenere in considerazione, insomma. Sì.
Quindi questo è l'aspetto che secondo me è abbastanza critico, no? Attenzione a indebitarci in una moneta che in futuro potrebbe essere una moneta straniera. Peraltro, visto che siamo quasi in chiusura, fuori onda, tu mi hai detto, non so quanti si ricordano una frase che ha pronunciato proprio Ignazio Visco, quando, ricordacelo tu, ma non appunto durante il resoconto, diciamo così, dell'assemblea annuale di Banca Italia, ma l'ha detto un po' di tempo fa. Allora, proprio sulla moneta e relativamente a, come dire, a quello che significa per un paese la moneta. Allora, era appena diventato presidente del Consiglio Draghi e Draghi aveva già fatto delle dichiarazioni che, rispetto alle dichiarazioni che faceva quando era presidente della BCE, sembravano un po', anzi, non sembravano, erano parecchio differenti rispetto alle. Cioè, prima era all'interno, diciamo, dell'establishment, ora è presidente del Consiglio italiano, Certo. quindi deve difendere chiaramente i nostri interessi, non deve fare gli interessi dell'Europa, ma dell'Italia, come Vabbè, ognuno. chiaramente sì. E aveva già fatto un'uscita Draghi abbastanza chiara, ma uso un termine così del gioco delle carte, della briscola, no? Se Draghi aveva giocato un carico, Visco ha messo su il carico da 11, cioè ha detto che una moneta senza Stato non può durare all'infinito. Traduzione, l'euro. O diventa la moneta di un unico Stato, cioè questi Stati Uniti d'Europa, oppure prima o poi avrà una fine. Questa frase che personalmente dico da diversi anni, quindi voglio dire, non, ovviamente non dico che Visco l'abbia copiata da me, ci No, mancherebbe, però diciamo che magari insomma. lo pensava già e in questo contesto adesso si è sentito di esternarlo e di dirlo, insomma, in modo No, più ufficiale. non è facile che io abbia esattamente la stessa idea di Visco, che appoggi completamente una sua dichiarazione. Quindi, ecco, questo fatto, questa dichiarazione è stata un po' lasciata decantare lì, perché in effetti, a mio avviso, è una bomba, cioè era riferita chiaramente alla Germania e la Germania ovviamente da quel punto di vista lì nicchia. Quindi, Beh. dal loro punto di vista, chiaramente la situazione attuale è una situazione Certamente. ideale, quindi non la vogliono E quindi che cosa cambiare. potrebbe succedere da questo punto di vista? Potrebbe cambiare qualcosa o Ci vorranno ancora tempi, diciamo, non dico lunghi, lunghissimi, ma insomma, ci vorranno ancora anni, logicamente. Però è un discorso che prima o poi è un tema che prima o poi deve diventare centrale, questo. Certo, Assolutamente, insomma. certo. Allora, Giancarlo, siamo in chiusura. Che cosa possiamo auspicarci in questi giorni prima di risentirci la settimana prossima? Insomma, visto che effettivamente, no, l'abbiamo detto durante tutto l'anno, arriverà il giorno in cui dovremo sederci al tavolo e dire bene, che cosa è successo e adesso cosa deve succedere? Insomma, i primi passi, o magari ti potrei anche chiedere cosa ti aspetti da Draghi adesso. Ma Draghi non dico che mi abbia deluso, però speravo che desse un segno di cambiamento più chiaro, più evidente. Magari lo farà adesso, potrebbe essere, visto che stiamo uscendo dalla pandemia, perché sai, anche lui è arrivato in un contesto particolarmente difficile, no? No, Cioè, anche Conte, certamente. non tutti lo amano, però insomma, si è trovato a guidare un paese nel pieno di una pandemia mondiale. Certo. Ecco, quindi No, magari no, 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 comincerà no, adesso, no? assolutamente nessuno nega la difficoltà del momento. Ecco, è vero anche che qualche minimo segnale di coraggio, mettiamolo così, l'ha avuto, ma sono proprio minimi segnali. Personalmente, ripeto, speravo avesse più coraggio. Però adesso siamo a giugno, diciamo, entriamo veramente nell'estate italiana, la famosa estate italiana dei mondiali 90, entriamo nell'estate italiana e l'estate italiana deve davvero essere il momento della ripresa, perché deve ripartire il nostro turismo assolutamente, non Assolutamente sì. possiamo più aspettare.
perché è un settore fondamentale. Alcuni dicono che sia il 15% del PIL, secondo me è sottovalutato, secondo me è di più, proprio perché attorno a questo settore girano miriadi di altri microsettori che vivono di questo. Che ne so, se i nostri alberghi sono pieni, le lavanderie, cioè chi lava le lenzuola, eccetera, così lavora. Ma Se i nostri alberghi certo, sono tutto vuoti, quanto, tutta una catena, non c'è è una che, catena enorme che gira attorno a quella. certo. Io mi ricordo qualche anno fa, quando io stavo provenendo dalla Croazia, e quindi Croazia, Slovenia e poi Italia, vedere questo fiume di persone, di stranieri che arrivavano in Italia, cioè era quindi spero veramente che ritornino fiumi di stranieri in Italia, anche se non so che non sarà facile. Eh no, Però quello sarebbe un grande segnale, quello sarebbe un grande segnale. allora Quindi sì. tutto l'aiuto possibile al comparto turistico, anche qua non è perché vada a mio vantaggio, non sono del comparto No, turistico però è assolutamente, ma penso che sia il comparto da cui da. parte tutto, no? Poi l'ho ben detto, perché se la gente si sposta, chiaramente poi si Ma poi utilizzano altri servizi. Manuela, è l'immagine dell'Italia. Certo, È certo. l'immagine dell'Italia, e quindi dire che questo è un bel paese ed è un paese che vale la pena visitare, quindi. Esatto. Allora, visto che abbiamo parlato e chiudiamo di Draghi, sapevamo che insomma, i sondaggi lo davano un po' in calo nel gradimento, era sceso anche sotto il 52%, ma proprio in questi ultimi giorni il Presidente del Consiglio è il leader più amato, torna a crescere proprio il suo consenso, questo secondo un sondaggio realizzato da Tecnè con agenzia Dire. Ha il 53,2% del consenso. Seguono Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Giuseppe Conte resta comunque in pole position tra i leader più amati. E quando Draghi effettivamente aveva perso il consenso, Conte rimaneva quello più amato. Cioè, nonostante, lo dico anche con un po' di stupore, visto che insomma ha guidato il paese in un momento difficile ed è stato aspramente criticato per. Insomma, poi avremmo criticato un po' tutti, perché, vabbè, Guarda Draghi torna a Manuela, salire nel gradimento. pensavo anch'io che gli italiani dimenticassero in fretta Conte. Qua lo ammetto perché era una mia previsione Invece no, pare che non si è verificata. Invece appunto pare di no. Per quanto riguarda Draghi non mi stupisce perché quando lui ha preso questo minime decisioni, quel che ha fatto vedere, insomma, questo minimo coraggio parlando Sì. di un rischio ma ragionato, i virologi in TV, il CTS, eccetera, si erano dimostrati scettici. I dati hanno dato ragione a Draghi, per cui presumo che questo miglioramento del suo gradimento derivi proprio da questo. Per quanto Esatto. riguarda Giorgia Meloni, io dico. È chiaramente tutta l'Italia che per motivi anche leciti, ci mancherebbe altro, ma non sta con Draghi, Eh beh, chiaro, è chiaramente. l'unico partito all'opposizione, Fratelli d'Italia, quindi comunque insomma, il gradimento sale da parte di chi non ama il governo. Aumenta nei sondaggi pur non facendo nulla, ma io non è una No, critica alla certo, anche perché in Meloni, questo momento, anche ma perché da sola, certo. insomma, anzi, la forza che ci mette, sappiamo, è già molto Certo, intensa. Allora, certo. Giancarlo, grazie, dobbiamo chiudere, ma insomma, torneremo settimana prossima sicuramente con il fatto di Marcotti su questi temi. Vi ricordo che potete trovare questa puntata insieme alle altre sui nostri canali on demand, a partire dal nostro sito lefonti.tv, il nostro canale YouTube e poi su tutti i social, e poi naturalmente seguite Giancarlo sul canale Finanza in Chiaro. Grazie Manuela. Sì, Appuntamento quotidiano imperdibile. oggi parlerò della popolazione mondiale. Un argomento, Interessante. eh sì, Va e bene. naturalmente delle previsioni per il futuro, Certo. logicamente. Quindi verso sera, giusto, lo Sì, pubblichi, seguite esatto, alle anche 18:30. Giancarlo Marcotti su Finanza in Chiaro e noi lo ritroveremo presto alle Fonti TV. Grazie ancora Giancarlo per essere stato con noi. Grazie a te Emanuele e un saluto a tutti gli ascoltatori. Continua la nostra programmazione sulle fonti e poi torniamo live sui mercati alle 14:30. Restate con noi.